Ci vediamo dopo l'Inter, ragazzi. Schifo. Ci vuole un po' di buon senso. Anche questa volta, caro Conte, ci vuole un po' di buon senso. Cioè, avrete visto la partita, ragazzi? Inter, Parma, 2-2. Ennesimo pareggio di merda. Ennesimo pareggio di merda che Inter fa. Ennesimo pareggio di merda. Diciamo che adesso, in tutti i miei video, sono sempre stato calmo. Sempre stato calmo. Non ho mai giudicato un calciatore. Ma adesso, ragazzi, sono stufo fino al collo. Sono stufo fino al collo. Ok? Ma io sono stufo fino al collo con un persona solo. Ok? Antonio Conte. Ok? Antonio Conte. Stasera ha sbagliato formazione. Ma avete visto il Parma, ragazzi? Un Parma che passava la palla a Gervinho. Cioè tu, Antonio, detto Conte, intanto metti ancora difesa a terra con Kolarov centrale, che tra l'altro ha anche giocato bene, ok? Perché cazzo non mi metti i bastoni? Perché cazzo non mi metti i bastoni in difesa a 3? Finalmente è tornato il bastone dal coronavirus, che aveva dato un po' di solidità in difesa. Tu me la lasci in panchina per far giocare chi? Ranocchio. Ok che Ranocchio ha giocato bene. Tra l'altro oggi De Vrij ha giocato a destra. Ha fatto schifo, schifo. Il peggiore in campo dell'Inter, ragazzi. In difesa a 3 centrale, De Vrij ha fatto schifo, perché Conte ha voluto stasera fare un esperimento, mettere De Vrij in difesa 3 sulla parte destra, che lui ha sempre giocato a centrale, ok? Tra l'altro è ancora Ranocchio, uno dei migliori. Cioè, ditemi voi, primo tempo scadente, ok? Io non smetterò mai di criticare Perisic, mai non smetterò di criticare Perisic. Comunque andiamo per gradi. Primo tempo, solo Inter in campo, ok? Però secondo me è già ora di dare i giudizi sulla stagione dell'Inter, ok? Primo tempo solo Inter, ok? Solo Inter, però l'attacco, manca Lukaku, scadente. Lautaro era la volta buona che doveva prendere le sue responsabilità per poter fare meglio. Cosa fa? Ha deluso ancora, l'ennesima partita che Lautaro non segna neanche un gol. Oltre che non segna un gol, ha fatto schifo, ragazzi. Ha fatto schifo, quindi ci vuole un po' di buon senso, lasciare anche la tavola di merda in panchina, perché se la mette, ragazzi, se la mette piuttosto tu con Pinamonti, quindi fai vedere magari alla tavola di un po' più di voglia per giocare un po' meglio, ok? E poi in centrocampo, tornato Gagliardini, ok? E conto cosa fa il giocatore che io odio di più, la mette in campo subito titolare, ragazzi, subito titolare. Gagliardini preferito di Conte. Ma avete visto il secondo tempo Inter quando ha fatto i cambi? Cioè era tutta un'altra Inter, nonostante che non è uscita... Cioè, roba scandalosa. Poi parliamo un po' della... Allora, ho detto che Kolarov giocando anche abbastanza bene. Ha cercato il campo, Eriksen. 4 partite, da 3 titolare, fatto schifo. Quindi non si può dire che Eriksen non gli è stata data possibilità per giocare, perché ha fatto schifo, proprio schifo. Anche Eriksen, botto. 4 assoluto, ragazzi, 4 Eriksen, quindi Eriksen scandaloso. Barella è l'unico che gioca al centro del campo, l'unico che tiene la palla, quindi va benissimo Barella, anche se secondo me lui ha bisogno di riposarsi un po'. Sugli esterni posso dire che stasera mi ha deluso anche Hakimi, ragazzi, non solo questa sera ma da un po' per partite mi ha deluso anche Hakimi. Cioè mi aspettavo di più da Hakimi, ok? Non il solito compettino. Cioè, stasera, se andate a vedere la partita, a rivedere la partita, ha giocato meglio della mia. Cioè, Darmian sta giocando meglio dell'Inter, eh? Nonostante che sia, non sia tutto questo fuori classe qua, ma Darmian ha giocato molto meglio. Hakimi ha sbagliato un sacco di palloni stasera, mai saltato uomo. Una volta che arrivava la palla la passava indietro, cioè, una roba vergognosa per noi Hakimi. Un giocatore che è stato comprato per 40 milioni di euro non ha fatto niente. Un schifo, cioè, roba vergognosa. Poi tra l'altro anche Pedro ci ha fatto il gol, però quanto che gol ha sbagliato nel secondo, nel primo tempo, cioè roba vergognosa, cioè, un Inter vergognoso, ragazzi. Quanti pareggi abbiamo fatto di fila che non mi ricordo neanche più, 4 di fila. Adesso dobbiamo andare in Champions contro Real Madrid, per me possiamo anche ritirarci, magari possiamo anche pareggiare che Real Madrid è messo peggio di noi, porca di cola, va bene, avete capito, perché sennò un Inter scandaloso questo qua. Allora mi andate a dire Inter che manca tanti giocatori, è vero che mancano, ma che formazione ha messo in campo Conte? Che centrocampo ha messo?
Eriksen deve stare in panchina, basta, fa schifo al cazzo ragazzi, fa schifo al cazzo Eriksen, ok? Deve stare in panchina, Gennaro devi vendere, ok? Cioè, non puoi dire che adesso quest'anno non ti è stato permesso di giocare nel tuo ruolo. Giochi trequartista, fai schifo, fai il solito completino. Molto meglio vedere a 34 anni che te a 28, mi dispiace ma fa schifo. Cioè, se fa schifo non devi giocare, punto. Inutile che rompi il cazzo in interviste che dici, ah non gioco, andate a chiedere a Conte. Non giochi perché fai schifo, ok? Poi vabbè, gioca Gagliardini, anche lui, cioè. Mamma mia ragazzi, sono stradeluso, sta incazzato, ditemi la vostra perché questo Inter qua secondo me ci farà solo delusioni, va bene? Ok, roba, sono avvilito. Un saluto a tutti quei ragazzi che mi hanno chiesto di salutare nei video, anche su TikTok. Purtroppo oggi non ho potuto salutare tutti perché comunque ragazzi, state diventando tanti e rispondo uno a uno mi è difficile, quindi vi saluto tutti qua, va bene? Se vi va... Ok? Ciao a tutti, forza sempre all'Inter. Ci vuole un po' di buonsenso, ragazzi, per capire che questa Inter non andrà tanto avanti. Comunque forza Inter sempre. Un saluto.